Nella sala giunta del comune di Pescara, la presentazione della 11ª edizione del premio Campioni di Innovazioni 2024 per piccole e medie imprese, start-up, spin-off universitari e del Festival dell'Innovazione che si svolgerà il 15 e il 16 novembre all'Aurum di Pescara. C'è tempo per candidarsi gratuitamente fino all'11 ottobre. Rete 8 sarà media partner dell'evento che porterà Pescara proprio al centro dell'attenzione della innovazione. Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Abruzzo e Confindustria Medio Adriatico. Quest'anno il tema, diciamo, di questo appuntamento riguarderà tecnologie nuove che stanno impattando in tutto il mondo, in particolare mobilità elettrica, batterie e industria 5.0. Tutto questo ovviamente poggerà su quella che è, diciamo, la piattaforma base di tutti questi tre elementi, che è l'intelligenza artificiale. Avremo ospiti importanti e con loro cercheremo di capire la direzione da prendere, perché ogni volta poi che abbiamo un cambio tecnologico il mondo si divide in pro e contro, salvo poi quando la tecnologia si afferma e questi pro e contro si divideranno in vincitori e vinti, e per i vinti ovviamente significa perdita di PIL, perdita di competenza, perdita di sviluppo economico. Ecco, noi con questi incontri cerchiamo appunto di rendere edotte le persone per poter fare le scelte più adatte. Presidente, vogliamo ricordare le date? 15 e 16 novembre, ci sarà anche il primo giorno l'Hackathon che diciamo, porterà tanti studenti, 72 studenti delle varie università d'Italia, e che si cimenteranno in questa, diciamo, gara su temi reali portati dalle aziende. Tra i partecipanti alla conferenza stampa di presentazione di oggi, Massimo Cesarino, presidente della sezione Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. È un evento che torna a novembre con estremo orgoglio da parte nostra, da parte della sezione Servizi Innovativi, perché i servizi sono l'elemento nel quale l'innovazione trova la sua massima espressione. Confindustria, che è la casa degli imprenditori, trova in sé e nell'innovazione il cuore di quello che è fare impresa. Siamo orgogliosi di questo evento che è nato nella nostra sezione per poi crescere e essere stato adottato poi da tutta la territoriale. Quello che ci auguriamo è che tutta la cittadinanza, tutto il territorio l'adotti, perché innovazione è ovunque, è in qualunque attività, in qualunque contesto.